Quel di Filippo Vetrini, Filippo, avevate blindato, avevate in realtà spiegato che non era mai stato in discussione il mister. Oggi c'è stata una risposta importante dalla squadra, dal mister stesso, insomma, che ha conquistato i suoi primi 3 punti sulla panchina biancorossa. Gran prova, peccato per qualche disattenzione di troppo sui calci piazzati. Sì, è stata una prova di grande sacrificio, si sente anche dalla mia voce, di grande sofferenza. È ovvio che il momento che abbiamo passato dopo la partita con il Livorno, naturalmente condiziona noi che siamo in tribuna a sostenere i ragazzi, immagino loro in campo, e in una partita che secondo me nel primo tempo poteva assumere dei contorni storici. Poi dopo ogni evento, naturalmente, a causa di tutte le vicissitudini che abbiamo passato, ci condizionano, e quindi poi alla fine abbiamo anche rischiato la clamorosa beffa che credo non ci saremmo meritati. Quindi rimaniamo con la grande prova del primo tempo, con questi 3 punti che sono di platino, perché d'oro non rende minimamente l'idea di quanto siano importanti. Ora passiamo una buona Pasqua, perché credo che qualche giorno liberi mentalmente se lo meritino sia i ragazzi e anche la società, e poi prepariamo questo rush finale che speriamo ci veda raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati il 24 novembre quando siamo arrivati. Senti, quanto è importante aver visto tornare al gol un giocatore come Gomez in una fase dove era evidentemente uno dei più appannati? Sì, allora Alberto è così, nel senso che io lo conosco avendolo avuto a Gavorrano, quindi se avesse continuità di rendimento probabilmente giocherebbe in Serie A, quindi non è che mi sorprende. Effettivamente però il periodo di appannamento era stato un pochino lungo per quelle che sono le sue abitudini, aveva qualche problemino fisico, anche se non dimenticherei che nella partita di San Giovanni, secondo me quando è entrato nel secondo tempo, ha dato la svolta alla squadra. Oggi credo che fino a che è stato in campo abbia fatto una prestazione veramente importante, e sono contento perché è molto timido e molto riservato, però è affezionato e tiene molto alla maglia di Grosseto. Un saluto ai tifosi, visto che erano numerosi anche oggi, un centinaio, e una buona Pasqua da parte di CSTV, Grosseto Sport, a te e a tutti i tuoi familiari, insomma l'Unione Sportiva Grosseto, però da parte tua a chi ci sta guardando. Ringrazio a tutti i lettori e i sostenitori di Grosseto Sport per la vicinanza che ci state manifestando, e soprattutto a quel centinaio che anche oggi, in un giorno feriale e quasi prima delle festività pasquali, sono venuti a sostenere il Grosseto, perché sentiamo la loro vicinanza e l'avvertono anche i ragazzi in campo. Quindi buona Pasqua veramente a tutti.